Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Bene, in questa seconda parte della trasmissione riprenderemo il discorso sulla selezione della percezione, formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Prima di iniziare la trasmissione vi ricordo che sabato 24 marzo ci ritroviamo tutti presso il Bosco Sacro di Jesolo per celebrare il rito dell'equinozio di primavera e il rito della nascita, e naturalmente celebriamo con la nascita di tutti gli esseri del mondo. E per nascita vi ricordo che noi pagani intendiamo ogni volta che impariamo qualcosa, ogni volta che intuiamo qualcosa, ogni volta che scegliamo qualcosa. Ogni scelta in realtà è una nascita, ogni apprendimento è una nascita, ogni intuizione è una nuova nascita rispetto al mondo, che è la nascita della nostra conoscenza. Naturalmente celebriamo la nascita in se stessa, cioè la nascita del bambino, celebriamo la nascita del corpo luminoso, celebriamo la nascita della natura. Perché nell'equinozio di primavera si celebra anche Persefone, che esce dal profondo, che esce dall'oscuro, in tutto il suo verdeggiare, in tutto lo splendore della natura. Pertanto l'appuntamento è per il giorno 24 marzo, l'ultima ora, per arrivare alle 17:30, proprio l'ultimissima, e chi arriva prima, se qualcuno arriva prima, dà una mano a preparare naturalmente il posto e cercherò di prepararlo al meglio, il prima possibile, anche se in quel periodo avrò parecchi impegni. Bene, trasmissione di oggi sulla formazione della percezione e selezione dei fenomeni percepiti, parliamo di percezione extrasensoriale e continuiamo il discorso che avevamo già iniziato un po' di tempo fa. Questo è il settimo elemento della percezione extrasensoriale, di quelli a cui ho lavorato. Allora, adesso ne posso lavorare almeno altri 4-5 elementi di percezione extrasensoriali, perché i dati, come sentirete fra poco, sono molto maggiori. Cioè, ogni giorno che passa la struttura scientifica ci dimostra che esistono molti elementi che appartengono alla percezione extrasensoriale, o meglio, ciò che la stregoneria, quando la stregoneria parlava di percezione extrasensoriale, cioè di capire, di leggere il lato nascosto, il lato profondo delle cose, la scienza ci sta dimostrando come ci sia del reale, cioè ci siano degli elementi oggettivi che testimoniano quanto la stregoneria andava affermando. Solo che la differenza fra stregoneria e scienza è molto semplice. A chi pratica stregoneria interessa mettere in moto la propria percezione, mettere in moto il proprio modo di sentire il mondo, mettere in moto la propria capacità di intuire il mondo per agire nel mondo. Mentre invece a chi pratica scienza, lo scienziato, interessa descrivere dei meccanismi che si esprimono. Ma come quei meccanismi vengono ad esprimersi, vengono ad attivarsi, vengono a mettersi in moto, questo la scienza non ce lo dice. Qualcosa ci prova la psicologia, ma siamo ancora a una forma di primitivismo talmente grande. E talmente tanti sono gli interessi del mondo economico, del potere, che difficilmente, cioè preferiranno sempre permettere ai cattolici di stuprare bambini piuttosto che liberare le loro energie e le loro potenzialità. L'argomento di questa sera è la prescienza, cioè la capacità di capire prima cosa sta per succedere. Questa prescienza come capacità intuitiva viene per esempio usata molto nelle università, e nelle università si costringe, in alcune facoltà, si costringe gli allievi a immaginare emotivamente quali sono i risultati, quali sono gli effetti di una scelta o di un'azione. E questo naturalmente permette all'allievo di mettere in atto tutta una serie di capacità di previsioni di ciò che può succedere, dato un certo fenomeno, in base alla propria conoscenza. Solamente quando si mettono in moto poi le energie emotive, vengono fuori anche delle intuizioni relative all'empatia che esiste fra noi e il mondo che ci circonda.
La prescienza. Vi ricordo che tutti questi pezzi li trovate tutti in internet all'indice indicepercezione.html in www.federazionepagana.it che potete tranquillamente scaricarvi. La prescienza, ciò che per molti è solo un fastidio, per altri è una intuizione fondamentale per la loro esistenza. Da Salute di Repubblica del 10 marzo 2005 leggiamo un articolo di Armando D'Amico. Sesto senso, trovata la sede nel cervello. Una ricerca della Washington University di St. Louis ha identificato una regione del cervello che agisce come un sistema d'allarme preventivo che riesce a prevenire l'arrivo di un pericolo, quello che comunemente viene definito il sesto senso. Il nostro cervello, spiega lo psicologo Joshua Brown, uno degli autori dello studio pubblicato su Science del 18 febbraio, è in grado di cogliere i piccoli segni di avvertimento nell'ambiente circostante, molto meglio di quanto pensassimo. La scoperta fornisce rigorose basi scientifiche a un nuovo modo di concettualizzare i complicati processi di controllo esecutivo che hanno luogo nella corteccia cingolata anteriore e nei dintorni, un'area cerebrale situata vicino ai lobi frontali e lungo le pareti che dividono l'emisfero destro da quello sinistro. In passato, continua Brown, abbiamo osservato attività in questa regione quando si prende una decisione difficile, scegliendo fra più opzioni che si escludono, oppure dopo che si commette un errore. Ma ora abbiamo scoperto che la corteccia cingolata può imparare a riconoscere quando si commette un errore anche prima che venga presa una decisione. Questa regione, in poche parole, sembra agire come un sistema d'allarme preventivo, avvisandoci in tempo se il nostro comportamento potrebbe condurci a un risultato negativo, in modo da essere più cauti ed evitare gli sbagli. Questo è l'articolo. Si è osservata questa parte del cervello reagire ed agire alla presenza di impulsi che per l'attenzione sono rumori di fondo. È in grado di cogliere i piccoli segni di avvertimento nell'ambiente circostante molto meglio di quanto pensassimo. Vi ricordo che ho fatto una trasmissione sul rumore di fondo. In sostanza, i rumori di fondo vengono comunque elaborati e si presentano alla coscienza sotto forma di sensazioni. Si tratta di una capacità extrasensoriale molto usata, la capacità di cogliere il proprio sentire nei confronti del mondo e delle azioni che noi facciamo nel mondo. Tale capacità è tanto più viva quanto più sono frequenti sia le nostre azioni nel mondo che i nostri travolgimenti emotivi in relazione ai fenomeni che dal mondo ci giungono. Ci si stupisce quando assistiamo a delle azioni o a delle scelte che si inseriscono perfettamente nell'insieme in cui noi agiamo o che addirittura precedono il divenire delle cose. Si tratta di quella reazione empatica che gli uomini possono avere con il, relazione empatica che gli uomini possono avere con il mondo e che si rivela soltanto nelle loro azioni e nelle loro scelte all'interno delle azioni e delle scelte che fa il mondo che li circonda. Pensare di mettere questa capacità sotto il controllo della ragione è irragionevole, in quanto questa capacità si esprime analizzando situazioni e modi di essere del mondo circostante diversi da quelli considerati dalla ragione e tiene presente le sensazioni, i desideri e i progetti profondi che noi abbiamo. L'elaborazione di quello che risulta essere l'effetto del sesto senso non tiene conto delle motivazioni e degli obiettivi della ragione, ma tiene conto delle emozioni profonde in armonia con le emozioni del mondo che ci circonda. Affinché l'individuo possa usare questa capacità con una certa regolarità, è necessario che l'individuo armonizzi le proprie emozioni profonde con le emozioni del mondo, soggettivi e metti in armonia i propri intenti con gli intenti del mondo. Sappia ascoltare le proprie sensazioni, anteponendole spesso alle deduzioni razionali che potrebbero fare in relazione al proprio descritto. Il sistema individuato è importante, dice l'analisi. In passato,
continua Brown, abbiamo osservato attività in questa regione quando si prende una decisione difficile, scegliendo fra più opzioni che si escludono, oppure dopo che si commette un errore. Ma ora abbiamo scoperto che la corteccia cingolata può imparare a riconoscere quando si commette un errore anche prima che venga presa una decisione. Questa regione, in poche parole, sembra agire come un sistema d'allarme preventivo, avvisandoci in anticipo se il nostro comportamento potrebbe condurci a un risultato negativo, in modo da essere più cauti ed evitare gli sbagli. La corteccia cingolata, dunque, è in grado di avvertirci quando si commette un errore anche prima che la decisione venga presa. Questa regione sembra agire come un allarme preventivo in relazione alle nostre azioni e al mondo nei confronti del quale agiamo. La stregoneria afferma che l'agire umano è una sequenza continua di errori, errori che stanno fra quanto noi possiamo fare e quanto noi avremmo potuto fare ma non siamo stati in grado di fare. Quando si riduce il dialogo interno, si aumenta la capacità di far uscire le sensazioni dal profondo che guidano le nostre azioni, soltanto se noi siamo in grado di mettere da parte le ragioni della ragione. Questo meccanismo è importante per confermare una importante capacità extrasensoriale che emerge di tanto in tanto nelle persone. Questa capacità si lega ad una capacità che analizziamo più avanti, del déjà vu, in cui l'emergere della sensazione si lega ai sensi e acquista rilevanza di tatto, rumore, vista, odore e gusto, facilitata sia da ricordi, associazioni di immagini, che da impellenze di sopravvivenza soggettiva, quando ci assale una voglia matta per fare una cosa inusuale. Il problema che la sensazione pone alla coscienza è la difficoltà di interpretazione. Difficilmente siamo in grado di legare quanto emerge dalla corteccia cingolata alla nostra azione. Spesso il suo emergere viene mediato dalla ragione, che vi sovrappone i suoi desideri e le sue aspettative, interpretando all'interno di queste la sensazione stessa. Ed ecco che quanto emerge dalla corteccia cingolata ci inganna. Solo che l'inganno non è fatto dalla corteccia cingolata o dalle sensazioni profonde, ma dalle interpretazioni che noi facciamo quando le inseriamo nella descrizione della ragione. L'abilità consiste nel legare le nostre sensazioni all'azione. L'abilità consiste nel non permettere alla ragione di condizionare il nostro sentire. L'abilità è legare le nostre emozioni alle emozioni che si manifestano nel mondo in cui viviamo. L'abilità consiste nell'agire continuamente e sistematicamente nel mondo, immettendo in esso i nostri progetti. C'è un'abilità in stregoneria che consiste nell'agire prima che i problemi della vita si presentano. Essere al di là del problema e della situazione. Questa abilità può essere osservata in tutte quelle persone che precedono le mode o sono delle avanguardie artistiche. Fanno delle azioni prima che il tempo le suggerisca loro. Sanno cogliere i piccoli segnali che il mondo attorno a loro manifesta e trasformano questi segnali in un insieme coerente da ripresentare al mondo stesso. Ora sappiamo da dove nasce questa loro abilità. Costruiscono l'armonia emotiva fra sé e il mondo, soggettivano gli intenti del mondo facendoli propri e, vivendo in armonia con essi, fermano l'ossessione della ragione. Agiscono nel mondo mettendo tutte le loro emozioni e tutte le loro aspettative in quell'azione. Ciò che per gli altri è rumore di fondo, per essi è un continuo emergere di soluzioni o di allarmi che acquisiscono la loro attenzione. Ciò che le persone vivono come qualcosa di incredibile che si è presentato loro, chi pratica stregoneria lo vive come normalità, al punto tale che l'intuizione diventa un elemento normale della propria esistenza. E le persone che non sono preparate a cogliere quel sentire che dalla corteccia cingolata bussa alla loro coscienza, vivono la cosa con angoscia. Angoscia nelle loro scelte e rimorso per ciò che credevano fosse e invece era. È una vita di rimpianto.
le occasioni erano nascoste dietro le loro scelte, ma le loro scelte erano guidate dalle illusioni e il sentimento che spingeva dentro di loro era messo a tacere dal desiderio che la ragione prepotentemente presentava alla loro coscienza. La diversità di come si è vissuto e la diversità che c'è fra la persona che ha disciplinato la sua ragione e la persona che si è lasciata sopraffare dalla ragione. E questo è il discorso relativo alla prescienza. In pratica, noi abbiamo una capacità di intuire il mondo che ci sta attorno. Ma perché ciò avvenga? Perché questa intuizione, sia del mondo, sia delle nostre azioni, sia di quanto sta per succedere, sia viva dentro di noi e guidi le nostre azioni, noi dobbiamo liberare questa intuizione da quelle che sono le illusioni della nostra ragione. Però c'è, ed è importante che ci sia. Bene, la scienza ci dice, guarda che Tizio, che ha avuto questa condizione o che dice di aver avuto questa condizione, gli si è acceso quello che è la corteccia cingolata. Ah, dunque non era una sua invenzione, non era lui che diceva una sciocchezza, ma quella sciocchezza aveva un riscontro fisico, aveva un riscontro fisiologico. E questo, con tutte le altre cose che vi ho fatto finora, sta a dimostrare come la percezione extrasensoriale sia reale, cioè sia oggettiva, stia dentro di noi, sta solo a noi farla uscire fuori e permettergli di svilupparsi. E il problema è questo, il problema è che invece chi vive in ginocchio e chi costringe le persone in ginocchio uccide dentro di loro chiaramente la capacità di uscire dalla ragione, la capacità di percepire il mondo in maniera diversa. Bene, di queste notizie io ne avevo selezionate per fare questo discorso, mi sembra 8 o 9, però di queste notizie ne stanno uscendo continuamente da quelli che sono i laboratori di ricerca scientifici. Alcune di queste notizie hanno anche l'aspetto di straordinarietà, cioè sono talmente straordinarie che uno dice, beh, questa la prendo con le pinze. La prendo con le pinze perché è una roba talmente grossa, se è applicata a livello di massa, se è applicata comunemente, se per caso dovesse funzionare, che è una cosa veramente da cambiare quella che è la società civile. E si tratta sempre di quell'insieme di potenzialità che abbiamo dentro di noi. Secondo me, secondo il mio punto di vista, la medicina del futuro, o la medicina moderna, o la nuova ricerca, se vogliamo, non andrà più a cercare l'elemento per far guarire la persona da una patologia o da una malattia, ma avrà il compito, cercherà di mettere a punto quegli elementi che consentiranno di mettere in moto le potenzialità della persona affinché le potenzialità della persona messe in moto vadano a ripristinare il funzionamento coerente del suo fisico e della sua psiche. In pratica non si metteranno più, cioè non si cercheranno più degli oggetti esterni tipo l'aspirina, tanto per fare un esempio, che fanno passare il mal di testa, ma si userà una sostanza, userà qualcosa che metterà in moto la capacità della persona di farsi passare il mal di testa. Cioè in pratica si cercherà di far funzionare l'autoguarigione. Bene, la cosa straordinaria da quale vi leggo, ed è una notizia presa dall'Espresso del 1 marzo 2007, spero che mia moglie non mi stia ascoltando perché gliel'ho strappata dal giornale, e dice questo: un sorriso di ricambio. I mammiferi cambiano solo i denti da latte, ma ora un meccanismo molecolare attivato negli embrioni fa sì che la dentatura si rigeneri continuamente.
Questa notizia prendetela un attimino con le molle, cioè non pensatela una cosa miracolosa o un toccasana, ma è il risultato di una ricerca di laboratorio. Un giorno, lasciate perdere anche i risultati del giornalista che fa ad effetto, concentratevi sul meccanismo. Un giorno anche noi umani potremo farci ricrescere i denti, così come già avviene in diverse specie animali. Questo è quello che promettono i risultati di un esperimento condotto con successo dai ricercatori delle università di Helsinki, Berlino e Kyoto, i quali sono riusciti a indurre la crescita di denti sostitutivi in cavie di topo. Allora, vi ripeto la notizia, i risultati di un esperimento condotto con successo dai ricercatori delle università di Helsinki, Berlino e Kyoto, i quali sono riusciti a indurre la crescita di denti sostitutivi in cavie di topo. I mammiferi e l'uomo tra essi, a differenza di altri vertebrati, perdono la capacità di ricrescita della dentatura dopo che hanno rimpiazzato i denti da latte. Per riuscire a invertire questo processo, gli scienziati hanno stimolato un meccanismo molecolare, tecnicamente definito il Wnt pathway, nei protodenti, i primordia, estratti da embrioni di topo. I primordia di cavie in cui era stato attivato questo meccanismo hanno dato origine a dozzine di denti, lì dove un tempo erano già cresciuti altri denti. Questo significa che il potenziale per una continua rigenerazione di denti potrebbe essere stato conservato anche negli esseri umani, dice Irma Seslov, membro del team di ricerca dell'Università di Helsinki. La capacità di recuperare questa abilità latente dipende solo dai progressi che faremo in questo campo di ricerca. Sarebbe una manna per chi subisce incidenti in giovane età, per gli anziani e per tutti coloro che per qualche motivo hanno perso uno o più denti. I risultati dell'esperimento sono stati pubblicati dalla rivista americana Proceedings of the National Academy of Sciences. In pratica, cos'è che hanno fatto questi personaggi? Questi personaggi, selezionando dai topi una molecola, sono riusciti a fargli ricrescere i denti. Ora, capite bene che questa è te lo ripeto, come notizia è abbastanza eclatante, però se voi considerate questo meccanismo e considerate quanti meccanismi abbiamo dentro di noi che vengono ignorati, che noi non usiamo, voi vi immaginate quanta potenzialità esiste dentro di noi? Per cui è inutile che i cattolici si riempiano la bocca della Madonna di Lourdes o miracoli a destra e a manca, perché in realtà noi abbiamo delle potenzialità dentro di noi che sono spaventose, che sono eccezionali. Si tratta chiaramente di metterle in moto. Cosa c'entra questo con la selezione della percezione? Vale anche come discorso della selezione della percezione, cioè la nostra capacità di percepire il mondo è talmente vasta, talmente immensa, che siamo chiaramente costretti a restringerla il più possibile. Ma quando noi restringiamo la capacità di percezione del mondo, c'è un universo infinito che ci sfugge da ciò che noi percepiamo, da ciò che noi descriviamo. Eppure in tutto quell'universo ci sono un infinito numero di possibilità che noi tralasciamo. Per cui voi immaginatevi, se riuscite a visualizzare mentalmente la situazione, esiste una potenzialità enorme nei singoli individui di percepire e intuire il mondo, ma allora anche di descrivere il mondo, allora anche di agire nel mondo, allora anche di fare delle cose nel mondo. Cosa succede con una cosa di questo genere? Che, detto fra noi, non gliene frega niente a chi ha il dominio sulle persone, che le persone possono fare delle cose straordinarie. A loro interessa soltanto sapere se le persone, facendo quelle cose straordinarie, possono mettere in forse il loro potere. Mi spiego meglio. La telepatia è la capacità delle persone
di intuire ciò che hanno le altre persone nella testa, di intuire attraverso il linguaggio non verbale cosa sta per succedere, cosa verrà o cosa verrà detto. Alla scienza non interessa sapere che noi abbiamo la capacità di capire cosa c'è nella mente delle persone, cosa sta per succedere. Alla scienza interessa sapere se tu con la telepatia riesci a capire il numero di combinazione della cassaforte. Gli interessa sapere se tu con la mente puoi piegare o non puoi piegare i cucchiai. Se tu con la mente puoi ottenere... Cioè praticamente non gli interessa sapere quali sono le capacità dell'uomo, ma gli interessa sapere se l'uomo con le sue capacità psichiche può interferire negli oggetti del mondo. Questo era fino all'altro ieri il senso della ricerca sulle capacità paranormali. Ora, se noi potessimo sollevare massi col pensiero e ciò fosse stato economicamente utile, probabilmente sarebbe rimasta questa capacità. Ma se questa capacità, ammesso e non concesso che possa esistere, ma non è economicamente utile, chi se ne frega a noi di poter sollevare massi col pensiero? Col pensiero facciamo altre cose. Però, dice la scienza, se tu per caso riesci a sollevare massi col pensiero, cosa fai? Sposti un masso, glielo fai cadere addosso a una persona, la uccidi. Cioè, quello che gli interessa al potere è se tu con le capacità psi puoi fare delle azioni o non puoi fare delle azioni. Ma dell'uomo, della sua capacità dell'uomo, della sua intelligenza, della sua intuizione, della sua capacità di leggere il mondo, della sua capacità di agire nel mondo in quanto persona, in quanto soggetto in sé che comprende i meccanismi del mondo, fino all'altro ieri non gliene fregava assolutamente niente. E infatti noi abbiamo un articolo sulla Repubblica del 3 marzo 2007 che dice 30 anni di flop paranormale addio. Il PIR, questa chiude il laboratorio di Princeton, così finisce l'era telepatica. Se la gente non crede in noi dopo i risultati che abbiamo avuto, non so più che altro fare. Il professor Robert Jahn, allargando le braccia, ha chiuso a chiave per l'ultima volta la porta del laboratorio che ha diretto negli ultimi 28 anni, il Princeton Engineering Anomaly Research Laboratory, impegnato a dimostrare in maniera scientifica l'esistenza di telepatia psicocinesi e fenomeni paranormali in genere, ha chiuso i battenti mercoledì scorso. L'audace matrimonio fra una delle più prestigiose università americane e ciò che per definizione va oltre i confini della scienza è naufragato sugli scogli dei fondi che si sono esauriti. E così via. In pratica quello che era il laboratorio di ricerca paranormale degli Stati Uniti chiude per fallimento. Ma perché? Perché quel laboratorio di ricerca paranormale non gliene fregava niente di andare alla ricerca dell'uomo, gli interessava scoprire se c'erano capacità paranormali oggettive all'interno dell'uomo. Ora, la soggettività di ogni singolo individuo è talmente vasta, è la capacità degli uomini di selezionare la propria capacità di percezione, la propria capacità di agire il mondo, che non è possibile incasellarla in una categoria. Cioè non è come abbiamo due gambe e allora gli uomini possono correre e possiamo cronometrare in quanti secondi fanno i 100 metri. Non è la stessa cosa. Qualche risultato di questo tipo di paranormale c'è stato, ma è assolutamente incontrollabile. Avviene sporadicamente e avviene quando le persone sono in particolari condizioni psicofisiche. Pertanto è una condizione che non esiste assolutamente. Ma è il paranormale della ragione, cioè quello che vuol sapere la combinazione della cassaforte, quello che ti piega i cucchiai, quello che indovina la combinazione di carte, quello che sposta i flutti d'acqua, cioè praticamente tutto ciò che noi facciamo normalmente con l'uso delle mani e con altri mezzi. Per cui chiaramente questo è una
una cosa che non esiste, o meglio, se i risultati ci sono stati, sono talmente estemporanei da non poter dare una classifica. Ciò che invece è come capacità extrasensoriale dell'individuo è la capacità dell'individuo di relazionarsi col mondo al di fuori e al di là della ragione, perché l'individuo ha altri mezzi con cui relazionarsi col mondo. E tutte le scoperte scientifiche fatte negli ultimi 3-4 anni stanno dimostrando che noi abbiamo una capacità di comprendere e di interagire col mondo infinitamente più vasta di quella che è la semplice ragione, di quella che è la semplice comunicazione verbale. E queste sono le capacità extrasensoriali delle persone. Non piegare i cucchiaini o fare trasferirsi il numero in codice della cassaforte o roba di sto genere. Quelle non sono capacità paranormali. Con quelle al massimo facciamo qualche film di fantascienza, ma non andiamo a comprendere i meccanismi dell'uomo. Il segreto di un cervello sempre più giovane. La scoperta di ricercatori italiani del CNR, della Scuola Normale di Pisa, che hanno fatto alcuni esperimenti riusciti sui topi. Il segreto di un cervello sempre giovane è un gene. Ecco perché i bambini imparano così in fretta. Ora o mai più, si riteneva un tempo. Quel che non si è imparato da bambini potrà essere appreso da adulti solo tra mille sforzi. Nei primi anni di vita il cervello è come una spugna che assorbe tutto ciò che ascolta, osserva, annusa. Poi, diventati grandi, la capacità di conservare le tracce delle esperienze si riduce. Il cervello, come una tavoletta d'argilla, si indurisce col trascorrere degli anni e per scriverci sopra occorre calcare la mano sempre di più, ma riavvolgere il nastro del tempo è possibile in questo caso. Abbiamo gettato luce sul meccanismo della plasticità cerebrale e siamo riusciti a identificare una sostanza che riporta il cervello adulto alla sua malleabilità giovanile, spiegano Lamberto Maffei e Tommaso Pizzo Russo, ricercatore del CNR, della Scuola Normale Superiore di Pisa. Abbiamo già provato a somministrare questa sostanza ad alcuni topi di laboratorio ed effettivamente funziona. A Oxford sono in corso esperimenti sulle scimmie, gli animali più vicini all'uomo. Maffei e Pizzo Russo, con gli altri colleghi di Pisa, hanno pubblicato oggi le loro ricerche sulla vista Neuron. I primi ad accorgersi dell'esistenza di un periodo critico, una finestra all'inizio della vita, in cui l'apprendimento è rapido ed efficiente, furono David Hubel e Thorsten Winsell, che vennero premiati col Nobel per la medicina nel 1981. Tenendo dei gattini con gli occhi chiusi nelle prime settimane di vita, notarono la loro vista sarebbe rimasta compromessa per sempre. E ancora oggi si dibatte se studiando una lingua dopo i 6 anni di età sia possibile arrivare mai a padroneggiarla del tutto. Oggi abbiamo capito, spiegano Maffei e Pizzo Russo, che la maggiore plasticità del cervello nelle prime fasi di vita è conseguenza di una maggiore plasticità del DNA, un'esperienza negli individui giovani attiva i geni dei neuroni in maniera molto più intensa rispetto agli adulti. Questa attivazione si traduce in una trasformazione della struttura del cervello assai marcata. Nel loro studio i ricercatori di Pisa hanno tracciato il percorso che parte dall'esperienza visiva e si conclude con i cambiamenti strutturali del cervello di un gruppo di topi cuccioli e di un altro gruppo di roditori adulti. Hanno osservato le differenze nell'intensità dell'esperimento dei geni e poi hanno somministrato ai topi adulti una sostanza, la tricostatina, che ha riavvolto il nastro del tempo e ha riportato il cervello alla plasticità tipica dei cuccioli. A questo punto si cercherà di applicare la scoperta anche alla salute dell'uomo, eccetera, eccetera. In pratica si è scoperto che nei primissimi giorni di vita questo tipo di sostanza non fa altro che permettere l'assorbimento di maggiori quantità di esperienze e di dati nei bambini. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto quello che viene imposto, che viene selezionato, che viene comunicato, che viene percepito dai bambini nei primissimi giorni di vita, cade a un livello talmente profondo
da incidere sulle loro emozioni e sulla loro capacità di percepire e leggere il mondo. Man mano che diventano adulti, questa velocità cambia e diventa molto più lento l'apprendimento e l'approfondimento. Infatti, i gesuiti dicevano: dammi un bambino da 0 a 7 anni e tu non potrai mai portarlo fuori dal cristianesimo. Infatti conoscevano molto bene questo meccanismo attraverso la magia nera. E c'è un meccanismo di manipolazione mentale che viene messo in atto dai cattolici, che colpisce i bambini molto piccoli, e che praticamente, quando io dico i cattolici stuprano bambini, mi riferisco esattamente a questo tipo di cose, al di là dopo degli stupri fisici che fanno. Vediamo un attimino, piante, è il clima che seleziona la specie, gli scienziati sono solo le più giovani, si adattano all'effetto serra. E questo è un altro meccanismo ancora, che noi abbiamo proprio, che interviene nella selezione della percezione. È l'ambiente in cui noi viviamo, gli stimoli che proviamo o gli stimoli che andiamo a cercare, che ci permette di ampliare e sviluppare la nostra capacità di percezione. Ma se noi non andiamo alla ricerca di stimoli, non sfidiamo l'ambiente, non mettiamo in gioco le nostre emozioni, le nostre sensazioni, noi non riusciamo a svilupparle. Ed è un altro meccanismo ancora, che se volete poi tutti i meccanismi li mettete insieme e tirate anche una somma. Il profumo di rosa aiuta la memoria, scoperto l'ormone che scatena le tempeste adolescenziali, questo lo farò magari un'altra volta. Vediamo ancora cosa abbiamo qui. Il processo mentale di chi cambia idea, anche questo è un altro discorso ancora. Cambiare idea, idea politica, idea religiosa, idea sociale, idea economica, idea normale sulla visione del mondo, implica un grande processo di accumulazione di dati fino alla modificazione della struttura neuronale, delle connessioni neuronali del cervello. Cioè cambiare idea, cioè, e sto parlando di idea a livello profondo, non sto parlando di cose superficiali, cambiare idea è un processo di trasformazione fisica dell'individuo, perché quando noi esprimiamo delle idee o quando esprimiamo dei concetti e li esprimiamo in quanto sono, cioè in quanto sono nostre convinzioni profonde, noi esprimiamo una vera e propria struttura neuronale che si è fissata nel corso degli anni attraverso la maturazione di ciò che noi siamo. In pratica è come se le nostre idee, il nostro pensiero, il nostro modo di descrivere il mondo sia un riflesso di ciò che noi abbiamo dentro, abbiamo nella nostra parte profonda. E anche questa è una cosa che va analizzata proprio a livello della selezione della percezione, anche perché se le idee sono un riflesso di tutto ciò che noi abbiamo dentro, chiaramente tutto ciò che io ho dentro è il frutto del mio modo di percepire, il mio modo di affrontare il mondo. Ma se la percezione l'ho selezionata attraverso tutta una serie di input, tutta una serie di fenomeni diversi, ho selezionato la quantità e la qualità dei fenomeni che io faccio entrare dentro di me, che li faccio incidere dentro di me, chiaramente tutto quello che sono le idee alla fine, le idee che esprimo nella vita civile, nella vita sociale, non sono altro che il riflesso ultimo di tutto un processo di cambiamento, di trasformazione profonda che io ho affrontato. Piaceri e emozioni, parte del cervello è solo per loro. Anche questo è un altro discorso ancora. Quello che riguarda il principio del piacere, che è un principio che guida la nostra esistenza, il principio principe che guida la nostra esistenza di esseri umani, di specie, di esseri della natura, ha una sua collocazione precisa dentro di noi. E in questa collocazione è legata alle nostre emozioni profonde e fa da ponte fra le nostre emozioni profonde e quella che è la nostra corteccia cerebrale, le nostre scelte e le nostre decisioni. Però in questo ponte fisiologico naturalmente ci entrano molte cose, cioè per esempio ci entrano anche i cibi che mangiamo, ci entrano il piacere nella vita che affrontiamo, ci entrano centinaia e centinaia di cose, però ha un luogo preciso nel nostro cervello questa condizione. Va bene, 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole chiamare.
Nel frattempo, vediamo. Pronto? Ciao. Ciao. Sento, prima quando ti avevo nominato déjà vu, no? Sì? L'avevo già pensato 10 secondi prima. Che il déjà vu è la coscienza, cioè indica il déjà vu come per il ricordo, per stare attento, mettere in attenzione, fare ricordare la persona, attento, stai attento. Il déjà vu è già visto, no? Sì. Già l'ho visto. Allora, per una cosa che tu, un luogo, un posto, un ricordo che tu hai già visto, esatto, significa che l'hai elaborato dentro di te. Esatto. Vita. E questo è appunto, cioè, la coscienza che sa già che dentro inconscio praticamente questo ricordo, quando è tempo per esempio di un pericolo o qualcosa che stai per che ti dimentichi, ma ti manda questo, capisci? Ti manda questo flash. Sì, praticamente tu hai più elaborazioni, anziché avere una sola elaborazione del pensiero, esatto, tu hai un sacco di elaborazioni profonde. Dopo 10 secondi. Che quando sei sotto stress queste ti vengono fuori. Esatto, dopo 10 secondi senti il su col déjà vu, allora questo sono una traccia, capisci? Dopo un'altra roba. Beh, è normale che c'è queste ingerenze, no? Questi ultimi 10 anni qua, decine di anni della Chiesa Cattolica in generale, insomma, nelle scoperte, nelle staminali, perché naturalmente la scienza va avanti a grandi passi, capito? Cioè, non è più buono stare dritto, ho capito come mettere i bastoni fra le robe. Il problema che loro hanno non è tanto le scoperte su staminali o altre cose. No, ho fatto partire. Sì, è che scoprono delle cose che li tagliano fuori. Cioè, ogni volta che la scienza scopre qualcosa, mette in discussione degli aspetti del cristianesimo, no? Sì, esatto. È questo che hanno terrore loro. Sì, ma proprio vanno fuori di testa, proprio, cioè fanno cose assurde, per esempio adesso mettono in campo ancora messe in latino, cioè che a me non me ne cavo niente. Sì, ne avevo qua un pochetto, so, di notizie su queste robe qua velate, ma ora saperlo perché effettivamente è allucinante. Non sa più cosa fare, capito? Perché se è troppo la scienza. Per esempio, attraverso i giornali, tutti i giornali, che c'è qualcosa che ogni giorno che c'è una scoperta minima, piccola. Sì, sì, infatti. Io e ora non c'è più buoni. Il problema è che loro giocano sul fatto che le persone medie non sanno collocare quel tipo di scoperta, no? O comunque quell'informazione nell'insieme. Proprio, a parte io che faccio rassegna stampa precisa e che ho un intento preciso, no? Però sai quanta gente legge quell'articolo e va avanti, non capisce neanche cosa significhi. Uno che interessa, che sono amico, che sono un amante di quelli che te scrivi, insomma, di quelli che sento per radio, che te fai, che c'è che assisto, diciamo, radiofonicamente quello che ti dici, insomma, ascolto perché mi piace. Oltretutto, giorno dopo giorno, anno dopo anno, te comprendi, insomma, ti arrivi a un punto che naturalmente, volente o nolente, te arrivi a capire, insomma, che due strade, insomma. Sì, guarda, sto discorso qua sul il segreto di un cervello sempre giovane, no? La plasticità del cervello. È una pagina della Repubblica del 1 marzo, sì, ma penso che poca gente se lo sia guardata per capire cosa significasse. Perché quando si scopri questi meccanismi, al di là del dopo le molecole, facciamo questo, facciamo quest'altro, no? Che alla fine molta gente vuole solo trovare armi, cioè sistemi di condizionamento mentale, insomma. Però quello che sta alla base è il meccanismo che viene scoperto, e se tu capisci come funziona quel meccanismo, capisci anche come è stato usato in giro da altra gente.
Perché la vita comunque esprime i meccanismi, ma tu non sai che sono, quali sono i meccanismi, sai gli effetti finali. Gli effetti finali, esatto. Allora, se scopri un meccanismo, la scienza, capisci anche come ciò era avvenuto. Però cioè, loro puntano, no, praticamente sui grossi interessi e puntano solo là, mentre le cose sono molto... No, per me puntano sull'incapacità delle persone di trasformare un'informazione in conoscenza. Esatto. Cioè l'informazione è un'informazione che la lasci là, non ti freghi. E soprattutto anche vogliono arrivare anche a leggere, se non altro a leggere telepaticamente il cervello, a leggere il pensiero, insomma, se ci arrivano... No, beh, ormai si è visto che non si può leggere il pensiero in quanto pensato, pensiero pensato. Ci sono degli esperimenti in cui hanno questo indovinava ciò che quest'altro avrebbe detto, però è una cosa talmente limitata rispetto a ciò che si vedeva, cosa si accendeva e cosa, che praticamente è un esperimento a zero. Sì. E come ho sentito quella che ha indovinato, quella di in Inghilterra, sui cavalli, 7 su 7 ha indovinato, non so adesso. Cioè, non so, che un computer che ha indovinato 7 su 7, poi non so Là si fanno delle leggende perché i fessi vanno a giocare, no? Sì, appunto, cioè ti credo, io è una cosa, l'ho detta così tanto per dire qualcosa, comunque, va bene. Ok. Sentiamo. Ciao Ivano. Ciao. Sì, poi ho delle altre notizie, tipo il profumo di rosa aiuta la memoria, gli scienziati, ecco come un'essenza influisce sul cervello durante il sonno. Noi siamo sempre influenzati dai fenomeni che vengono dal mondo, che vengono fuori, però chiaramente tutti i fenomeni ci aiutano, ci ostacolano a seconda di noi, di come noi ci poniamo davanti a essi e di come noi li sappiamo fagocitare e usare. Non sempre siamo in grado di trasformare, torno a ripetere, l'informazione in conoscenza. Non sempre le persone si stupiscono davanti a quello che vedono, e purtroppo le persone vedono le cose e gli passano davanti senza che comprendano il valore che ha le cose. Questo vale per tutte le persone, cioè davanti ai nostri occhi passano migliaia di cose e noi non ci rendiamo conto dell'importanza che hanno, meno che quelle cose che sui quali noi poniamo la nostra attenzione, sui quali noi poniamo il nostro intento o abbiamo degli interessi particolari. E questo si chiama tirar fuori le cose dal rumore di fondo, cioè riuscire a far emergere dal rumore di fondo tutta una serie di cose che ci interessano. L'abbiamo già trattato e tratteremo la prossima volta, sentiremo fra 15 giorni il déjà vu. Ciao a tutti, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì sarete con Francesco e fra 15 giorni invece ci sarò anch'io a parlarvi di questo e di altro. Ciao a tutti.